Bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso parliamo di Barcellona, parliamo di Liga Spagnola in generale, perché ragazzi, mamma mia ragazzi, Leo Messi 400 gol in Liga, un veramente risultato incredibile. E veramente questo video è dedicato a Leo Messi, perché questo è veramente il gol forse più importante da quando è il Barcellona. 400 gol in Liga ragazzi, 400 gol in Liga, un campione e una coppia ritrovata al Barcellona. Lo stavo dicendo la settimana scorsa dopo il post partita di Getafe e Barcellona finita 2-1, e lo ripeto questa settimana dopo Barcellona Eibar 3-0, doppietta di Luis Suarez e gol di Messi, il 400esimo gol di Messi in Liga. Ragazzi, un campione, ma non ci sono veramente più parole per descrivere Messi e il suo talento. Un gran gol anche a incrociare nel palo più lontano. Un grandissimo gesto tecnico per Leo Messi. E poi c'è Suarez, ma cioè poi c'è la squadra del Barcellona che in settimana, ragazzi, in poche parole, hanno arrivato veramente quella sconfitta impronosticabile contro il Levante, ma con mezza squadra delle riserve. Adesso in settimana dovranno sicuramente giocare con più attenzione in casa al Camp Nou nel ritorno contro il Levante. Ma parliamo di Barcellona-Eibar, perché veramente è il Messi Suarez show, possiamo dirlo, perché veramente questa è una coppia ritrovata di due grandissimi attaccanti che, ok, l'anno scorso hanno avuto un po' un periodo così, ma questo anno il Barcellona l'ha sempre detto, tutti quanti l'hanno sempre detto, il Barcellona è una delle grandi pretendenti alla Champions, se lo sta dimostrando in campionato, più 5 confermato sull'Atletico Madrid, che in giornata aveva battuto 1-0 il Levante di misura al Wanda Metropolitano grazie al calcio di rigore di Griezmann, anche lui in fase di rodaggio, Griezmann si sta preparando per la doppia sfida contro la Juventus. E invece proprio nella tarda serata di domenica è arrivata anche la vittoria soffertissima del Real Madrid nel campo del Betis. Nel campo del Betis, che non è mai semplice vincere in quel campo. E ci pensa un ex, Dani Ceballos, un gran calcio di punizione di Ceballos all'89esimo. Bisogna avere del talento per segnare un gol del genere. Bisogna avere sicuramente del talento per fare un gesto tecnico come ha fatto quello di Ceballos. Ma poi ragazzi, il Barcellona, vediamo la classifica, il Barcellona è a più 5 sull'Atletico Madrid, quindi tiene questo vantaggio e mantiene anche il vantaggio sul Real Madrid di 10 punti, e sono tanti, e anche grazie alla sconfitta del Siviglia nel campo dell'Atletico Bilbao, quindi anche sul Siviglia hanno 10 punti di vantaggio, quindi il Barcellona veramente che diciamo che si può vedere dietro solamente dall'Atletico Madrid, che ha meno 5, ma le altre due squadre, il Siviglia e il Real, sono staccate veramente di 10 punti dal primo posto. E da parlare della partita, solamente quella di Betis, Siviglia e Real, perché il Real ha giocato un grandissimo primo tempo, secondo me, è passato in maggio con un grandissimo gol di Luka Modric, e complimenti a gol di Modric, veramente un bellissimo gesto tecnico quello di Luka Modric dell'1-0. Il pareggio di commeritato del Betis nel secondo tempo con Canales, e poi il gol vittoria di Dani Ceballos. Ma è stata una partita veramente molto molto bella, brutto l'infortunio di Benzema alla mano, un bruttissimo pestone alla mano, speriamo che non sia nulla di grave. Giocato anche Vinicius, e buona prestazione del Real, ha giocato un bel primo tempo, poi nel secondo tempo si è addormentato e veramente non ha più giocato, ha fatto un grande primo tempo ma poi veramente ha lasciato stare così, già ha detto beh, l'abbiamo portato a casa, no. Il Betis ci ha creduto anche nel primo tempo, ha fatto una bella prestazione, però dopo nella ripresa comunque ha meritato il pareggio. E poi è arrivato Daniel Ceballos, veramente una punizione incredibile, ed è arrivata la vittoria in casa di una squadra ostica, perché il Betis Siviglia è una squadra ostica. Sono tre punti importanti perché il Real guadagna una posizione, perché l'Alaves non è andato oltre l'1-1 contro il Girone, quindi il Real Madrid in questo momento quarto posto, e in concomitanza del Siviglia che comunque ha 33 punti, quindi comunque sono tutte le squadre in Spagna tranne il Barcellona, che secondo me sta facendo un campionato comunque a parte. E del Barcellona mi è piaciuta la reazione dopo una sconfitta importante contro il Levante in settimana, e quindi apprezzo sicuramente la voglia di dimostrare sicuramente che è stato un incidente di percorso e niente di più. E poi ragazzi, inchiniamoci ragazzi a Leo Messi,
perché veramente questo è un giocatore che ci mancherà tantissimo quando non lo vedremo più giocare, perché ha fatto veramente la storia. 400 gol in Liga, ragazzi. Veramente, cioè, sono senza parole, sono senza parole, perché non si può veramente dire nulla contro questo campione che, anche se non vincerà il mondiale, lasciatemelo dire, ragazzi, godiamocelo al Barcellona, e grazie che sei esistito Messi, perché sei veramente una cosa incredibile. Quindi, ragazzi, Barcellona-Eibar 3-0, Betis-Siviglia-Real Madrid 1-2, quindi Real Madrid che torna a vincere anche in Liga dopo il grande successo in Coppa del Re, e Atletico Madrid-Levante 1-0, partita veramente sbloccata da un calcio di rigore. L'Atletico Madrid non avrebbe mai segnato se non ci fosse stato sempre quel calcio di rigore. Era passato in vantaggio però a gol annullato, ma una partita veramente molto molto lenta e poche occasioni, e invece il rigore di Griezmann l'ha sbloccata. Classica partita dell'Atletico mai giocata al Wanda-Metropolitano, secondo la mia opinione. Quindi una Liga che continua ad avere però il Barcellona veramente imprendibile, imprendibile questo Barcellona dopo l'ennesima vittoria in Liga. E oggi è anche finito il girone d'andata per quanto riguarda la Liga Spagnola. Per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi, ragazzi, iscrivetevi al canale per tutti questi aggiornamenti sul calcio europeo, e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.